Ok. Al massimo finiamo 10 minuti dopo. L'idea di oggi è quella di provare a comandare queste due lampadine qua, che non posso alzare più di tanto perché sennò si stacca il tiro, che sono due lampadine della Philips. Due delle tre lampadine della Philips che abbiamo a disposizione nel corso, che giusto per essere sono questa roba qua, lampadine normali. Utilizzando le API della Philips Hue e Java, di conseguenza. Noi useremo, vi farò vedere la documentazione delle Philips Hue, che è quell'indirizzo che ho già anche messo in più posti su DIR, e quello che vorremmo fare con questo client, che adesso vediamo se costruiamo da zero o se commentiamo solo il codice che ho già preparato. L'idea è prendere tutte le luci che sono connesse al bridge della Philips, bridge che nel nostro caso è in quell'armadietto là. E mostrare un color loop per 10 secondi, cioè queste lampadine possono essere accese, spente, impostate un colore, oppure gli si può dire cambiate colore, un loop di colori preprogrammato, e quindi loro cambiano automaticamente colore finché voi non gli dite basta. Quindi inizieranno, non so, rosso, poi pian piano sfumano, poi diventano verdi, eccetera, in automatico, e noi cercheremo di farlo per 10 secondi. Dopodiché, dopo 10 secondi, gli diciamo spegnetevi. E per far questo useremo quindi due comandi delle API della Philips. L'esempio che vi ho messo su GitHub, che è già linkato da DIR, con tutto il codice già visibile per voi, è una versione semplice e approssimata, diciamo, di utilizzo delle API. L'idea lì è soprattutto farvi vedere come fare delle chiamate, stavolta GET e POST da Java. Utilizzeremo HTTP client di Apache, per fare queste due cose che sono relativamente semplici. E quindi, per esempio, noi il JSON lo tratteremo con JSON, esattamente come abbiamo fatto nelle volte precedenti, ma non costruiremo una classe che rappresenta il messaggio identico che ci viene dato dalla Philips Hue. Useremo una map e diremo è tutta una map e va bene così. E vedremo che riusciamo a fare le operazioni che ci servono, ma a un certo punto questa gestione è tutta una map ci può dare qualche problema nel navigare l'intera rappresentazione dati JSON. Però mi interessava anche farvi vedere come fare una chiamata GET e una chiamata POST indipendentemente da tutto il resto. Anche perché le Philips Hue hanno un SDK in Java, quindi ci sono già tutte le classi, come dire, annotate JSON. L'SDK è scaricabile da quell'indirizzo, sia per desktop che per Android. E per la settimana prossima cerco di mettervi su GitHub a quell'indirizzo. Adesso quell'indirizzo non funziona. Questo GitHub rete 2bc-2017 zway-java. A questo indirizzo qua un esempio invece di utilizzo stavolta completo, quindi con ogni classe Java che è mappabile in JSON e viceversa, per l'utilizzo della rete Z-Wave, quindi delle altre API per cui abbiamo dei dispositivi. Quindi non le Philips Hue, ma l'altro tipo di dispositivi che abbiamo qua. Questo ve lo preparo per la prossima settimana, perché non si può fare, diciamo, in maniera sostenibile una versione semplice come quella che vediamo oggi per le Philips Hue. E non c'è un SDK in Java già fatto. Non c'è un SDK già fatto. Quindi ve lo creo in un certo senso io, in modo che voi possiate poi utilizzarlo con tutti i dispositivi che abbiamo. E come vi dicevo, la soluzione, il codice è già su GitHub a quell'indirizzo. Vi ho messo in queste slide anche il link all'emulatore delle Philips Hue.
ma c'è anche il link su Deer direttamente. L'emulatore è un software, quindi potete usare i dispositivi reali oppure l'emulatore è un software che scaricate, anche lui non ha bisogno di essere installato, è dentro uno zip, è fatto in Java anche lui. Ed è questa cosa qua. È semplicemente questa roba qua. Vi fa vedere l'immagine di un bridge, l'immagine di tre lampadine e risponde alle stesse API che risponderebbe il vero bridge e quando poi di vita accendi e spegni la lampadina 1, 2, 3, lui accende e spegne queste o cambia colore di queste. E vi fa vedere lì sopra nella parte testuale i comandi che avete mandato, eventuali errori, eccetera. È molto semplice, molto stringato, però funziona in maniera equivalente all'avere il bridge e le lampadine. Quindi se a casa volete usare l'emulatore della Philips, è questo, è fatto in Java, si scarica da quell'indirizzo. Se siete qui nei dintorni, potete usare il bridge che è raggiungibile dalla rete Wi-Fi di Ateneo, da tutte e due, sia da Eudorom che da UniPMN. L'unica differenza tra il bridge e questo emulatore è che, come vedremo adesso, il bridge vuole uno username. Questo username è creato da ogni singola applicazione. E quindi non è relativo all'utente, ma è relativo all'applicazione. Questo username è una stringa esadecimale di 32 caratteri, una cosa così. E chi ha fatto l'emulatore, che vi dà l'autorizzazione ad accendere, spegnere, agire sulle luci. Chi ha fatto l'emulatore ha deciso di omettere quella parte di creazione di questa stringa esadecimale e fornisce come username di default new developer, tutto attaccato, tutto minuscolo. Oltre quel punto lì è tutto identico. Quindi l'unica differenza è che nell'emulatore voi dovete autenticarvi in un certo senso con questo new developer e poi fare le operazioni. Con i dispositivi reali dovete autenticarvi con questo codice esadecimale e poi fare le operazioni esattamente nello stesso modo. Poi vi farò vedere dov'è che va messa questa stringa esadecimale, questo new developer. Ok. Allora, prima di passare al codice, facciamo un esperimento tutti insieme, che è quello di provare a vedere se riusciamo ad associare queste due lampadine al bridge. Queste due lampadine erano nella scatola, per quanto ne so io, il bridge non le conosce. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è dire al bridge: guarda che ci sono due lampadine, ci sono n lampadine nuove che vogliamo aggiungere, devi riconoscerle per poterle comandare. Quindi io adesso ho preso due lampadine dalla scatola, le ho messe in questi portalampada comprati dalla professoressa Franceschinis e se non sono ancora associate al bridge le associamo. E inoltre vi faccio vedere l'app della Philips Hue che serve per fare queste operazioni, serve anche per accenderle e spegnerle in maniera normale per provare prima di fare il codice se o come verifica del vostro codice o prima di fare il codice se effettivamente la connessione c'è, le lampade funzionano, eccetera. Io qui ho fatto il cast di un telefono Android, sperando che il cast continui a funzionare per un'ora e mezza. Allora, la prima cosa da fare è scaricare l'app della Philips dal Play Store. È questa qua, questa Philips Hue, che metto in prima riga. Ok? Io l'ho già scaricata ieri, si cerca Philips Hue, la prima che compare nel Play Store è quella lì. Quando voi l'aprite per la prima volta, lui cerca il bridge. Non lo trova perché in realtà il bridge avrebbe bisogno di pubblicarsi sulla nostra stessa rete Wi-Fi. In realtà il bridge è collegato via cavo alla rete dell'Ateneo. Quindi quello che dobbiamo fare è inserire dall'help l'indirizzo IP manuale del bridge che vi ho messo ieri su.
su Dir, ho creato una pagina su Dir che si chiama Configurazioni e Credenziali, dove ci sono tutti gli indirizzi IP sia del bridge sia della parte Z-Wave, e l'indirizzo IP del bridge è 172.30.1.138. Quindi si inserisce l'indirizzo IP, si preme cerca e trova un bridge, quindi vuol dire che il bridge alla fine si pubblica da qualche parte, e facciamo setup. Facciamo setup, e adesso quello sarà chiuso e quindi noi fermiamo il setup. Facciamo setup e dovremmo premere il bottone, ma questo è chiuso, quindi non premiamo nessun bottone. Ok, pausa. Come va a cercare Paolo? Okay. C'era, quindi... Ok, rifacciamo. Allora, rimettiamo l'IP, rifacciamo cerca. Lui ritrova il bridge, facendo setup bisogna premere il bottone che c'è sul bridge. Questo ogni volta che si aggiunge una nuova applicazione al bridge. Questa è una parte che loro definiscono di sicurezza, nel senso che in questo modo solo chi ha accesso fisico al bridge può aggiungere, rimuovere, creare nuove applicazioni, eccetera. Quindi uno che passa per il corridoio non può installarsi l'app della Philips Hue, o uno che passa nel cortile davanti a casa vostra non può installarsi l'app della Philips Hue e cambiare tutte le luci in casa vostra o cambiare le accendere le luci a caso, ma deve avere accesso fisico al bridge. Il bridge ha un grosso bottone sopra, bisogna premerlo una volta. A questo punto diamo il nome di una stanza a caso, va bene, l'app 3. Sicuramente un salotto e ha sicuramente tutte le lampade, sono già associate in realtà le lampade. Ok, a questo punto proviamo a vedere se lui riconosce tre lampade, sono già tutte e tre associate. In realtà la prima mi dice non raggiungibile, perché è nella scatola, quindi giustamente non è raggiungibile. Le altre due invece le trova, vediamo se è vero. Io spengo la prima, lui spegne in effetti una delle due lampade. Se spengo anche l'altra, lui mi spegne anche l'altra. Quindi adesso riaccendiamole, quindi questa è la 3,
e questa è la 2. E allo stesso modo dall'app si può cambiare colore alla lampada. Mettiamo una rossa per esempio e l'altra una strada. Ah sì, perché non ho tenuto la una, mettiamo la verde. Bisogna premere la spunta in alto e l'altra mettiamo la rossa. E poi si può regolare anche l'intensità luminosa della lampada. Quindi un po' meno rosso, un po' più rosso e viceversa, e così via. Oppure spegnere tutta la stanza in un colpo solo. Ok, quindi la verde è la lampada 3 e la rossa è la lampada 2. Ricordiamoci questo, che è la parte importante. E, ok, quindi adesso l'app l'abbiamo configurata, abbiamo provato che tutto funziona. In teoria non ci serve più per un po'. Adesso torno di là. Ok. Torno di là e guardiamo l'API della Philips Hue. Allora, le API della Philips Hue sono in questo sito, dove c'è appunto scritto Philips Hue API. L'intera documentazione è accessibile solo dopo registrazione. Quindi non si può leggere la documentazione se non si è registrati. La registrazione è gratuita e quindi si può fare senza problemi. Io ho già un account, quindi adesso accedo. E qui ci sono c'è tutta la documentazione sulle Philips Hue. Quindi, per esempio, selezionando light, cioè prendi tutte le light, le luci. Prendi tutte le luci associate a uno specifico bridge, è una get all'indirizzo del bridge / API. Lo username, che è quella stringa di 32 caratteri che vi dicevo prima, nel caso del bridge vero e nel caso dell'emulatore è new developer, / lights. Questo restituisce un JSON in cui c'è per ogni lampada identificata da un ID specifico e c'è tutta la descrizione delle sue proprietà. Quindi on, true vuol dire che è accesa, on, false vuol dire che è spenta. C'è il valore di brightness, di tinta e di saturazione. Ci sono eventuali effetti applicati, effetti di default applicati alle lampade. Noi ne applicheremo uno, quello che si chiama color loop, un loop di colori. Se è raggiungibile oppure no, in questo caso ne abbiamo due raggiungibili e una no. Il tipo, perché nella Philips Hue ci sono vari tipi di lampade. Queste sono le lampade, quelle diciamo tradizionali, le prime che sono nate nella Philips Hue, che sono lampade controllabili colorate. Poi esistono l'equivalente di questo ma non colorate, e poi esistono le strisce LED, quindi un'unica striscia LED che si può accendere, spegnere e colorare esattamente con una lampada e così via. Quindi ci sono vari tipi, lui riconosce il tipo, perché ovviamente nelle lampade quelle non colorate non si può settare un colore, quindi gli è importante sapere il tipo e così via. Poi c'è anche un numero di modello, una versione software, eccetera eccetera, tutto la stessa cosa per ogni lampada. Poi si può anche prendere le nuove lampade, le lampade appena aggiunte al bridge e così via. Si può cercare per nuove lampade, cioè tutto quello che permette di fare l'applicazione in realtà si può anche fare da come sviluppatori, quindi cercare nuove lampade, fammi vedere se ci sono nuove lampade che sono raggiungibili dal bridge, e gli attributi e quello che andremo a usare.
E noi nel nostro esempio sarà questo, set light state. Noi andremo a cambiare lo stato della lampada, ad aggiornare lo stato della lampada, lo accenderemo, lo spegneremo, gli cambieremo colori, eccetera. Quindi useremo il get all light, che abbiamo visto all'inizio, e questo set light state, per appunto applicare il color loop e cambiare tutto. Prima di fare tutto questo però ci serve per forza questo username, questo codice dei 32 caratteri, che appunto è application specific e dobbiamo chiederlo al bridge. Come lo chiediamo al bridge? Seguendo la guida Getting Started, che dice che il bridge pubblica un'interfaccia, questa qui, su questa interfaccia di debug, e noi attraverso questa interfaccia chiediamo questo codice e ce lo memorizziamo un attimino su un foglio di carta, su un blocco note, su qualcosa del genere, e poi lo useremo nel nostro codice. Quindi andiamo all'indirizzo 172.130.138 debug clip, e c'è appunto questa interfaccia che viene ospitata direttamente dal bridge. E vedete, se noi per esempio mettiamo come indirizzo di questo API new developer, facciamo una get, lui risponde errore 404, perché new developer non è un valore valido come username. Nell'emulatore new developer invece risponderebbe a qualcosa, perché è un valore valido new developer. Qui ci vuole la stringa di 32 caratteri. Quindi proviamo a farci dare questa stringa di 32 caratteri. Per farci la stringa di 32 caratteri dobbiamo fare una post a questo indirizzo, quindi solo ad API, con un corpo, un body della richiesta. Quindi a solo API in realtà ci dà 404 perché mancava una barra. New developer. Ok. Non ci dà 404, ci dice errore, l'utente non è autorizzato. Che non è molto diverso da 404. Allora dobbiamo fare una post all'indirizzo slash API con un message body. Questo message body, vedete, è composto da due parti. Uno, nella loro idea, è il nome dell'applicazione, quella che in questo esempio è MyUApp, e l'altro è il dispositivo su cui dovrebbe girare l'applicazione. Quindi in questo caso è l'iPhone di Peter. Perché? Perché l'applicazione, anche quella che ho appena usato, questa applicazione qua, nel momento in cui si è installata sul telefono e ha parlato con col bridge, la prima cosa che ha fatto è registrarsi con questo codice, e se sarà registrata come UOfficial app o una cosa del genere, Nexus 5X o qualcosa del genere, il nome del telefono. Quindi noi in questo caso mettiamo, chiamiamola Java app, e mettiamo come nome laptop. Dobbiamo mandare questa in post e lui ci dice link button not pressed, in effetti, e quindi devo ritornare di là e premere il bottone. Mi serve mano d'opera, mi premi il post appena premo dopo il bottone. Qua vai su. Guarda, aspetta. Prima posto. Ok, vai giù.
non c'è più scritto premete il link button, ma c'è il username, quella cosa di 32 caratteri che ci serve nella nostra applicazione. E questo si può fare tutte le volte che volete. E qui dovrebbe essere. Ok, questo codice lo lasciamo qui. Adesso lo incolliamo e apriamo IntelliJ. Io adesso, per lasciarvi un po' di tempo anche per prendere i dispositivi e provare a farci qualcosa, e non faccio a mano tutto il programma passo per passo. Partiamo dalla versione che ho già fatto, che è già su, linkata su DIR, e quindi potete scaricare da GitHub. La commento e andiamo a vedere che funziona, se funziona oppure no, mettendo questo codice qui. Allora, l'obiettivo di questo programma è, ve lo ricordo, fare un color loop a queste luci per 10 secondi e poi spegnerle. E noi gli dobbiamo fornire due informazioni, come dire, essenziali. Una è l'indirizzo IP del bridge, che sappiamo, e l'altra è lo username, che abbiamo appena fatto generare. Il progetto si chiama UJava. E ha due dipendenze. Uno è JSON, che già abbiamo ampiamente visto e usato nelle lezioni precedenti. L'altro è questo HTTP client. HTTP client è una libreria che permette di fare chiamate HTTP. Get, post, put, permette di gestire le chiamate HTTP, permette di gestire il protocollo HTTP in Java. È una delle librerie che c'è, che esistono in Java, è una delle forse più usate librerie che c'è. Queste sono le uniche due dipendenze che abbiamo, che ci servono. Uno per fare chiamate HTTP, e quindi prendere la risposta, settare gli header, eccetera, e uno per parsificare il JSON, come abbiamo già visto fare per il JSON. Dopodiché questo progetto è composto da due file, due classi. Una si chiama REST, ma in questo caso non sono veramente API REST. Lo scopo di questa classe che si chiama REST è fare effettivamente le chiamate, fare un wrapper rispetto alla GET e alla POST di HTTP client. Quindi questa classe, che è una classe statica, si preoccupa di fare le chiamate che ci servono. Quindi, dato un indirizzo, dato un corpo della richiesta, dato un header, la classe, fa le chiamate. Prende il JSON di risposta e lo restituisce come una map. Ha questo compito. L'altra classe, che si chiama u.java, invece usa la classe REST, usa in particolare il metodo GET che c'è in questa classe, il metodo PUT che c'è in questa classe, che sono i due metodi che ci servono oggi per interagire con l'API, e gli dà l'indirizzo giusto, gli header giusti, eccetera, prende la risposta e fa quello che deve fare. Quindi in un caso manderà il comando per il color loop, nell'altro caso manderà il comando per spegnerle tutte le lampade, eccetera. Allora, questa classe REST ha due funzioni solo, due metodi. Uno è get e uno è put, che appunto ricordano il metodo get e il metodo put HTTP. Allora, il metodo get cosa fa? Inizializza un po' di cose. Inizializza un hash map vuota, che è quella che conterrà la nostra risposta alla get. Poi crea un'istanza di HTTP client, che ci serve per fare effettivamente le chiamate,
e crea un'istanza dell'HTTP GET, che è quello che ci serve per fare effettivamente la GET secondo la libreria HTTP Client. E nella PUT non creerà ovviamente un HTTP GET, creerà un altro tipo di oggetto. E inizializza un result di tipo closable HTTP response, che è la risposta che riceviamo dalla GET, e a quel punto esegue, tramite HTTP client, esegue la richiesta. Quindi esegue quella GET. Esegue quella GET a un determinato indirizzo, una determinata URL, che viene passata come parametro alla funzione. Quindi nella nostra classe U noi a un certo punto scriveremo rest.get HTTP 172 eccetera eccetera eccetera, quel 172 eccetera sarà passato qui, e questa linea HTTP client execute farà una GET a quell'indirizzo. La GET a questo indirizzo, per come è fatto HTTP client, ritorna il risultato della GET. Che se fosse una pagina HTML, in result ci sarebbe l'HTML, se è una risposta in JSON, in result ci sarà il JSON. Quindi, da questo result estraiamo il contenuto come una stringa e lo memorizziamo in una variabile di tipo stringa che chiamiamo JSON. A quel punto, utilizzando JSON come abbiamo fatto le lezioni precedenti, dalla stringa ricaviamo l'oggetto Java che rappresenta quel JSON. E come vi dicevo prima, per semplicità, anche se in maniera approssimata, qui gli facciamo ricavare l'oggetto JSON partendo dalla classe della mappa, delle map. Quindi lui prende questo testo che è strutturato comunque come una map, perché ha un oggetto, inizia con un oggetto JSON, e trasforma questa stringa in una mappa, quindi chiave valore in Java, e restituisce questa risposta al metodo che l'ha chiamato. Nel frattempo chiude la connessione HTTP e chiude l'istanza di HTTP client. Il metodo put è equivalente, con l'unica differenza che in una put noi abbiamo anche un qualcosa da passare nella richiesta, il body della richiesta, così come nella post. Quindi di nuovo crea un HTTP client, stavolta crea un HTTP put, non un HTTP get, a un determinato indirizzo che gli passerà il chiamante, e prepara i parametri da passare in questa put, quindi eventuali header, nel nostro caso abbiamo un header solo, il content type che chi chiamerà questa funzione potrà settare ad application JSON, per esempio, e un body, un content body, che è la richiesta che vogliamo fare con questa put. A quel punto, esattamente come prima, esegue l'HTTP client, esegue la chiamata. Prima eseguivamo una GET e ottenevamo una risposta. Adesso esegue una put col suo corpo, con i suoi header, e anche qui ottiene una risposta. In questo caso potremmo leggere questo result, che cosa c'è dentro, ci potrebbe essere dentro scritto 200k, 404, error, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono contenute in questa variabile result. Quindi anche la put e anche i post per HTTP client ritornano qualcosa che voi potete utilizzare subito. E questa classe finisce così. Quindi, una classe che, nel caso della GET, dato un indirizzo, una URL, fa una chiamata, fa una GET, e restituisce il corpo come una classe Java che deriva da un JSON generale in una mappa, e la PUT, dato un indirizzo, un content type e un content body, quindi quello da passare nella PUT, esegue effettivamente questa PUT ed eventualmente e salva qui in questa variabile la risposta, ma non, in questo momento non la passa alla classe chiamante. Quindi fanno le due chiamate, la get e la put. La classe U invece è quella che si preoccupa di usare
quel metodo, il metodo get e il metodo put, che sono metodi generici che voi potete usare per la Philips Hue, ma potreste usare anche per un vostro server a caso, perché fanno solo delle get e delle put. Potreste fare anche una get a www.google.it e prendere il risultato in formato HTML. Quella classe di là REST è abbastanza agnostica rispetto a chi va chiamato, a chi chiama. E questa classe invece usa quei due metodi per parlare esattamente col bridge. E ha bisogno di due informazioni, come dicevo prima. Uno è la URL, dove si trova il bridge, che in questo caso è quella sbagliata, adesso mettiamo quella giusta, che abbiamo detto essere 172, la copio. E poi vuole quello username che noi abbiamo appena creato, che quindi vado a prendere da qua, dalla risposta . Se voi volete, nelle vostre applicazioni, voi potete usare, potete generare un username unico per tutti, potete usare questo username, così tutte le volte evitiamo di andare a premere il bottone. Magari lo scrivo su dir, così se qualcuno lo vuole lo copia da là. Ha bisogno dell'username e a quel punto ha bisogno di un paio di URL da chiamare. Allora, noi sappiamo dalla documentazione delle Philips Hue che per prendere tutte le luci dobbiamo fare una get all'indirizzo del bridge / API / lo username / lights. E quindi qui prepariamo quella URL e in quest'altra riga chiamiamo quella get, il metodo rest.get, a quell'indirizzo che ci restituirà una mappa che contiene la rappresentazione Java del JSON di risposta. Quindi lì ci aspettiamo di trovare, questa possiamo provarla nel browser, quindi API / questo codice lights, ci aspettiamo di trovare questo, quindi un JSON che contiene tre ID, le tre lampadine, di cui noi controlliamo la 2 e la 3, perché la 1 non è connessa, e per ogni lampadina ci dice lo stato, on, ci dice il valore di luminosità, tinta e saturazione, in questo caso era la rossa, mi sembra, la sua rappresentazione in coordinate XY, e se è raggiungibile oppure no. La 2 è raggiungibile, la 1 non lo è. Reachable false, perché la 1 è quella che c'è nella scatola. E stessa cosa per la 3. Quindi noi prendiamo questo ci viene restituito come una mappa in cui la prima chiave sarà 1 e il primo valore sarà un'altra mappa dove dentro c'è scritto state. Dentro quest'altra mappa ci sarà, nella nostra struttura generica, ci sarà un'altra map che avrà come chiave on e come valore false, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui ci aspettiamo quella risposta. A questo punto abbiamo tutte le luci, abbiamo un insieme di luci. Per ognuna di quelle luci andiamo ad accenderla, nel caso in cui sia spenta, e ad applicare questo effetto che si chiama color loop. Quindi qui prepariamo la URL da chiamare, che abbiamo visto prima, una put a API, nome dello username / lights / state, e in quella put gli passiamo come corpo, come body, un JSON, in questo caso una stringa, che rappresenta un JSON, che ha due coppie, una è on true, per dire accenditi, e l'altra è effect color loop. Color loop è uno dei pochi effetti che ci sono, uno degli effetti che ci sono già di default all'interno delle Philips Hue.
A quel punto usiamo il metodo put creato prima, in cui gli passiamo i tre parametri, la URL da chiamare, il body, questo on true effect color loop, e il content type che va settato come header, che nel nostro caso è application JSON, perché noi passiamo un JSON. Queste tre righe di codice per ogni lampada, in questo caso solo per queste due, faranno partire l'effetto color loop. A quel punto dobbiamo aspettare 10 secondi. Per aspettare 10 secondi facciamo questa cosa qua. Prendiamo un ciclo for da 1 a 10 e gli mettiamo uno slip di un secondo ogni volta che cicla. Quindi 10 volte aspetterà un secondo. Non saranno proprio 10 secondi spaccati per come funziona il thread.sleep, però all'incirca sono 10 secondi. Dopo aver aspettato 10 secondi, in modo da vedere un minimo di loop di colori, la spegniamo. Per spegnerla facciamo quello che abbiamo fatto per la color loop. Quindi per ogni luce chiamiamo la stessa URL di prima, API, username, lights, state, con la stessa content type di prima come header, sempre con una put, solo che stavolta invece di passare on true effect color loop passiamo on false, e quindi li spegniamo. Allora, per vedere se, per far vedere se funziona anche chi è in fondo, proviamo a usare la webcam di sto coso. Io inquadro le lampade e poi figurati. Ok, dicevo, proviamo a eseguirlo. Quindi eseguiamo you, non rest. E vediamo se funziona. Non granché. Ok, vedete che cambia colore? Sta facendo un color loop per 10 secondi e poi si spegne. Se lo rifacciamo, perché erano già una rossa e una verde, si nota poco. Lui varia colore per 10 secondi e poi si spegne. E qui sotto conta fino a 10. Se noi lo teniamo per 20 secondi, lui continua. Se lo tenete per un'ora, lui continua a fare un color loop, sempre con colori diversi, per un'ora.
Ok. Ok, nell'ora che manca, qui abbiamo un po' di materiale, che però non si vede, qui abbiamo un po' di materiale, così lo vedete tutti, unboxing, no, siccome tanto ve lo faccio vedere da là, perché sennò in fondo non lo vedrete mai più. Allora, abbiamo un po' di raspberry. Ogni raspberry ha un numero, quindi sarebbe una buona idea, ha un numero di indirizzi IP, sarebbe una buona idea. Scusa. No, Charles Bia va bene. Sì, ha deciso. Ah, perché il wifi si è staccato, quindi. Vabbè, facciamo così, guardiamo il materiale, spegniamo anche la registrazione.